Simone Chinchio, portiere dell'Axe Group Latina Calcio a 5, al termine di questa sfida molto combattuta contro una grande squadra, l'Acqua e Sapone Unigross, ti chiedo come prima domanda, è un punto guadagnato secondo te o c'è qualche rammarico? No, per la situazione comunque di oggi un punto penso vada più che bene, è come se fosse una vittoria, comunque affrontavamo una squadra fortissima, a parer mio la più forte del campionato, alla quale faccio i più sinceri complimenti. Loro venivano da molti risultati positivi, se non sbaglio 10-11 risultati positivi, se non di più. E quindi oggi ecco, abbiamo conquistato un ottimo punto, e vista anche l'assenza comunque di corso, alcuni ragazzi in settimana si sono allenati con qualche acciacco, abbiamo fatto un'ottima prestazione, non ci rammarichiamo di niente. Il campionato diciamo che vi vede a questo punto in una situazione comunque ideale per poter centrare la qualificazione playoff. Diciamo, qual è l'obiettivo a questo punto che vi siete posti? Sicuramente ne parlavamo con il mister qualche giorno fa, l'obiettivo nostro è i playoff. Certo, abbiamo un margine di vantaggio sul nono posto che Rieti, dobbiamo fare forza su quello lì, non ci dobbiamo scoraggiare, alla nostra portata tranquillamente. E sono sicuro che alla fine ci meritiamo questo risultato e lo otterremo con tutte le nostre forze. Ultima domanda, confronto con Mamarella, non possiamo non insomma, chiederti che cosa insomma, provi quando fai partite come queste, perché effettivamente anche tu oggi hai tenuto inviolata la tua porta per tantissimo tempo, poi sei capitolato, tantissime parate, che cos'è che effettivamente vorresti avere dal punto di vista tecnico da parte di Mamarella? Beh, sicuramente Stefano non è a caso uno dei portieri più forti del mondo. A lui rivolgo i miei più sinceri auguri di questa grande guarigione che ha fatto. Ho una stima immensa verso di lui. A fine partita l'ho chiesto una foto insieme, perché è una bravissima persona e un grandissimo portiere. Sicuramente la personalità che ha lui in porta rende tutto più semplice. Una parata difficile la rende semplice. Ha dei rilanci che io forse giocherò da poco, non so, ma non ho visto mai a nessuno, ai piedi nelle mani. Mister Basile, una sfida che sicuramente è stata molto molto ben giocata da parte della tua squadra, un pari che alla fine per quello che si è visto in campo probabilmente è il risultato più giusto. Io ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Simone Chicchio, è un punto guadagnato secondo te o c'è un minimo di rimpianto? No. Chiaramente questo punto per noi vale 3 punti, ma al di là della classifica, soprattutto per il morale dei ragazzi, perché sapete nelle condizioni in cui siamo, abbiamo affrontato secondo me la squadra più forte di questo campionato insieme al Pescara, lo sta dimostrando, viene da 12 vittorie, da 10 vittorie e 2 pareggi, è una squadra incredibile. Noi abbiamo fatto una partita praticamente perfetta, dove non è arrivata la nostra difesa è arrivato Simone, che ha fatto forse la miglior partita da quando io sono qui, ma dall'altra parte Mamarella è stata forse migliore in campo, quindi questo sta a testimoniare di quanto questa squadra ha creato, di come ha difeso. Complimenti all'Acqua e Sapone perché è una squadra veramente fortissima, io credo che sia stato un grande spettacolo per il pubblico, abbiamo difeso veramente bene il portiere di movimento, dove loro non appena una settimana fa hanno fatto 3 gol alla Luparense, quindi possiamo dire che io credo che veramente in questo momento questa squadra non può veramente fare una prestazione migliore di quella che ha fatto oggi. Dobbiamo essere capaci soltanto di avere un pochino di continuità, sappiamo che è difficile perché purtroppo ci alleniamo in condizioni difficili, abbiamo una partita troppo importante sabato perché se la vinciamo saremo al 90% playoff. Siamo con Mister Ricci dell'Acqua e Sapone, una sfida che è stata davvero ben giocata, nonostante il risultato insomma, potrebbe trarre in inganno perché è finita soltanto 1-1, ma le due squadre comunque si sono date davvero molto, molto da fare dal punto di vista soprattutto difensivo, una gara comunque che alla fine vi lascia qualche rammarico oppure salutate questo punto con soddisfazione? No, io sono soddisfatto del risultato perché non vorrei che passasse il messaggio che l'Acqua e Sapone le deve vincere tutte. Abbiamo trovato un Latina ben organizzato nella fase difensiva, ha fatto la sua partita come ce l'aspettavamo, tra le altre cose. Nel finale grande attenzione nel primo tempo, poi il secondo tempo è stata una partita molto più aperta. Come dici tu, il risultato non dice realmente poi le occasioni che ci sono state, i bravi portieri tutte e due.
e quindi il risultato è un risultato giusto. A questo punto possiamo dire che avete quasi la matematica certezza di poter prendere parte ai play-off. Il vostro obiettivo, insomma, è inutile tanto nascondersi, è quello di vincere proprio il campionato quest'anno. Ma sì, poi quello sarà un altro campionato a parte, quello dei play-off. In questa regular season a noi ci interessa arrivare nel modo migliore nei playoff, quindi cercare di migliorarci partita dopo partita per arrivare poi nel momento importante dove si giocherà poi lo scudetto nelle migliori condizioni.